La Spezia porta di sé un incrocio di vite che seppero scrivere una grande storia che ha rischiato però di andare dimenticata. E questo è il tema che ha accompagnato l'edizione 2018 del premio Exodus, che quest'anno ha visto la premiazione della senatrice a vita sopravvissuta al lager di Auschwitz, Liliana Segre, che ha ricordato l'impegno degli spezzini in quel periodo. Ho sempre stimato in modo particolare il comportamento dei cittadini della Spezia, che sono stati umani, che sono state persone caritatevoli, ospitali e hanno cercato di creare un senso di familiarità con queste persone che uscivano dai campi. Exodus rappresenta un'occasione per tutta la cittadinanza per ricordare un pezzo di storia che negli anni appunto ha rischiato di essere dimenticata. Proprio di questo ha parlato Paolo Bosso, che ha ottenuto una menzione speciale per l'edizione 2018 del premio. La mia ricerca praticamente è partita su questo fatto, che per tanti anni questa storia non è stata raccontata. Trovando adesso appunto documentazioni che riescono a provare che nel Golfo di La Spezia sono state allestite non una, non due, ma decine, parliamo di 17 navi che hanno permesso agli ebrei di raggiungere la Palestina in un grandissimo numero, parliamo di oltre 19.000 ebrei su 70.000 che in 3 anni hanno raggiunto la Palestina. Il Comune della Spezia ha deciso di istituire un vero e proprio percorso della memoria legato alla Porta di Sion per tenere alti i valori di democrazia e libertà per un futuro migliore. Noi siamo attenti a questo tema, abbiamo, grazie all'autorità portuale, siamo riusciti a sbloccare il bando di idee che ricorderà le due navi che sono partite dal Molo Pirelli, allora si chiamava così, e quindi ci sarà anche un cammino della memoria. Un bando di idee che esce proprio in questi giorni, oggi la notizia, l'ufficializzazione, siamo molto contenti di questo perché solo così, rinfrescando la memoria, rivivendola, sicuramente eviteremo altre tragedie come quelle della Shoah.